Ciao ragazzi, oggi è il 14 maggio 2018, siamo a Vicenza Urban Block CrossFit per il consueto appuntamento con Cipher TV e il Workout of the Day. L'allenamento di oggi prevede una costruzione di forza in cui andremo a lavorare su 5 RM di back squat, quindi 5 ripetizioni di back squat, dopodiché passeremo proprio al workout in cui lavoreremo come skill sul power clean. Il workout consiste in 3 round 4 time di 10 power clean, 10 push jerk e 50 double under. Per gli avanzati il peso del power clean sarà 60 kg, così anche per quanto riguarda il push jerk, mentre per gli intermedi avremo 50-35 per le donne. E per gli scalati invece avremo 40 kg per gli uomini e 30 per le donne, e al posto dei double under avremo i single under, ne avremo 100 in questo caso. Partiremo con un warm up specifico per consolidare la nostra forza sul back squat, dopodiché passiamo a una parte in cui lavoreremo un pochettino di più sul clean, sul riscaldamento di questa alzata. Bene. Per quanto riguarda il riscaldamento, armatevi di una band, di un elastico. Il mio consiglio, a seconda di quanto usurate siano le band, utilizzatene una o viola o una verde. Partiremo con delle monster wall, quindi con delle camminate in cui terremo il nostro elastico, cammineremo avanti e indietro per il box circa una ventina di passi, dopodiché faremo la stessa cosa lateralmente, quindi stesso esercizio, teniamo la nostra benda e camminiamo lateralmente nel box, sempre 10-20 passi anche per la parte laterale, che sarà un pochettino più dura ragazzi, ma sentirete come le vostre anche si riscalderanno in maniera molto veloce, anche perché il clima oggi è abbastanza caliente, anzi in questo periodo. Dopodiché lavoreremo sulla mobilizzazione della caviglia, prenderemo una kettlebell, ci metteremo in ginocchio, appoggeremo la kettlebell sul ginocchio e lavoreremo sulla mobilità della nostra caviglia, molto importante quando affrontiamo un esercizio di squat. Ultimo esercizio per quanto riguarda il riscaldamento, faremo del good morning, 3 serie da 10-15 ripetizioni in modo da scaldare anche i nostri lombari. Dopodiché andiamo al rack, affrontiamo il bilanciere scarico e incrementiamo pian piano i carichi fino al momento in cui riuscirete a trovare 5 RM di front squat. Adesso partiamo con la spiegazione del riscaldamento specifico per il workout di quest'oggi. Quindi partiamo con il clean, il power clean, facciamo 10 ripetizioni per ogni esercizio che vi andrò ad indicare, quindi partiamo con Romanian deadlift 10 ripetizioni, dopodiché lavoriamo muscle clean 10 ripetizioni, torniamo giù, hang power clean and jerk, questo 10 ripetizioni per. Lavoriamo circa 5 minuti in questo modo, poi anche per quanto riguarda il power clean e il push jerk andiamo ad incrementare i pesi fino ad arrivare ai nostri 60 kg, 40 kg per quanto riguarda le donne avanzate, 50-35 gli intermedi e per i beginner 40-30 kg. Ok, quindi buon allenamento ragazzi e date tutto quello che avete.